Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 16 novembre, ricordiamo Sant'Agnese d'Assisi. Ascoltiamo. Agnese di Assisi, figura poco conosciuta dell'universo francescano, è indissolubilmente legata a Chiara, di cui era sorella minore. Giunse a San Damiano pochi giorni dopo che Francesco, nel 1212, aveva assegnato alla sorella maggiore quel luogo come rifugio di penitenza e primo nucleo del secondo ordine francescano. Poco dopo vi giunse l'altra sorella, Beatrice, e poco dopo ancora la madre, Ortolana. Agnese di Assisi quindi divenne la più fedele seguace della sorella Chiara. Adirato da questa decisione, secondo quanto narrato in dettaglio nelle cronache dei 24 generali, il padre di Agnese di Chiara mandò suo fratello Monaldo con alcuni parenti e uomini armati per costringere Agnese, nel caso la persuasione non fosse bastata, a ritornare a casa. La leggenda devozionale racconta come Monaldo, fuori di sé dalla rabbia, abbia sguainato la spada per colpire la giovane senza riuscire nell'intento. Il suo braccio infatti cadde, privo di forza, lungo il fianco. Gli altri allora trascinarono Agnese, afferrandola per i capelli, fuori dal monastero e colpendola a calci ripetutamente. Chiara arrivò subito per salvarla, ma improvvisamente il corpo di Agnese diventò talmente pesante che i soldati invano tentarono di trasportarla. Alla fine lo lasciarono, mezza morta, in un campo vicino al monastero. Secondo questo racconto, i parenti di Agnese furono costretti a ritirarsi e a permetterle di rimanere con la sorella Chiara, sopraffatti da un potere spirituale contro il quale la forza fisica nulla poteva. Dalla stessa cronaca viene narrato che Francesco, compiacendosi della resistenza opposta ad Agnese nei confronti dei suoi genitori, le tagliò i capelli e le diede l'abito della povertà. Subito dopo stabilì le due sorelle a San Damiano, in una piccola dimora adiacente all'umile santuario che Francesco stesso aveva aiutato a ricostruire. Donne di ogni ceto provenienti da Assisi si unirono a Chiara e Agnese e fondarono l'Ordine delle Povere Dame di San Damiano, o delle Clarisse, come vennero in seguito chiamate queste monache di ispirazione francescana. Agnese fu scelta da Francesco, nonostante fosse assai giovane, per fondare e guidare una comunità di povere dame a Monticelli, vicino a Firenze, che con il corso del tempo divenne famoso come quello di San Damiano. Da qui cominciò l'opera di fondazione di altri conventi, come quelli di Mantova, Padova e Venezia. Agnese si trovava ancora a Monticelli quando, nell'agosto del 1253, fu chiamata ad Assisi perché Chiara era in fin di vita. Agnese morì il 16 novembre dello stesso anno. Pochi sanno che parte della famiglia di Santa Chiara del tempo l'ha seguita in questa sua pazzia, questa sua follia per andare incontro a Cristo Gesù sull'esempio di Francesco d'Assisi. Lei, Agnese, ma anche la mamma, Ortolana, ed anche l'altra sorella, Beatrice. Tutte queste donne che a un certo punto decidono di cambiare vita e sono ispirate da questa grandissima luce che era Chiara d'Assisi. È bella fare questa riflessione, perché fin quando sono anche le sorelle che vengono ispirate a fare questo cambiamento radicale di vita, uno dice ok, comunque Chiara le ha ispirate. Ma anche la mamma, addirittura una mamma che segue la via tracciata dalla figlia. Molto bello questo. E segnala una bellissima armonia in questa famiglia. Come sono i nostri rapporti? Mi immagino nelle nostre famiglie che stanno diventando sempre un po' più piccoline, però in queste famiglie numerose abbiamo bellissimi esempi, in ogni famiglia ci sono bellissimi esempi. Allora cerchiamo nella nostra famiglia l'esempio giusto da seguire. E attenzione, perché la notizia è anche questa: possiamo essere noi l'esempio nella famiglia che può essere seguito. E appunto per questo noi ci affidiamo all'intercessione di questa sorella, a sua volta sorella di Santa Chiara, e la preghiamo. Sant'Agnese, prega per noi.